In quattro, a volto coperto, armati, rapinano una gioielleria all'interno di un centro commerciale, sparano e seminano il panico tra i presenti. Succede questo martedì 8 novembre alle Porte Franche di Arbusco. Tutto inizia attorno alle 17:30. Nella gioielleria ci sono pochi clienti. All'improvviso, quattro uomini armati e con il volto coperto entrano nel negozio. Uno di loro prende per i capelli una dipendente che aveva finito il turno e che era lì per salutare le colleghe. La blocca a terra con un piede e la tiene sotto la minaccia di una pistola, mentre gli altri tre malviventi svuotano le vetrinette. Passano pochi, interminabili secondi e la sicurezza del centro commerciale tenta di intervenire. Una guardia giurata, non armata, si avvicina, tenta un diversivo, lancia una sedia. Uno dei rapinatori spara un colpo con una pistola a tamburo. Il proiettile si conficca nella vetrina di un negozio d'abbigliamento sul lato opposto della galleria del centro commerciale. Miracolosamente non colpisce nessuno. Il colpo scatena il panico, le persone presenti nel centro commerciale urlano spaventate e i rapinatori si danno alla fuga. I carabinieri stanno ora esaminando i filmati delle telecamere di sicurezza di un locale vicino che hanno ripreso la banda entrare nel centro commerciale diretti alla gioielleria. I quattro indossavano abiti scuri, jeans, giubbotto con il cappuccio, il volto coperto. Sono poi usciti dalla stessa porta dalla quale erano entrati e poi si sono dati alla fuga con il bottino in mano a bordo di una Mercedes con targa clonata. Ancora da stabilire l'ammontare del bottino, sul caso indagano i carabinieri di Chiari. Anche nel 2011 lo stesso centro commerciale era stato preso di mira da una banda di malviventi che avevano rapinato la filiale interna della banca Unicredit, 44.000 euro circa, allora il bottino.